Adesso eccoci qua alla terza parte, il secondo. Facevo mangiare orecchiette alla me, alla mia variante di orecchiette, visto che oggi c'è stata la variante brasiliana, la variante sudafricana, la variante inglese. E ora facciamo la variante di Giovanni Urastavurga. Ci prepariamo il secondo classico, però ahimè, ahimè, io non sono uno chef, sono un camionista, però mi piace mangiare e cucinare. Questa qua, la ricetta vera e propria, io non la conosco, però mi piace tanto come la preparo io. Filetto al pepe verde, filetto di bovino, che può essere di suino o di altri animali, la parte lombare dell'animale, può essere anche di selvaggina, tipo coniglio, lepre, o parte di uccelli, sempre la parte lombare, oppure molte volte potrebbe essere la punta dello sterno del petto del pollo. Chef, i grandi chef, non me ne vogliate, eh? Non sono uno chef. Questa è la mia variante. Cipolla. Non è sempre la base della mia cucina la cipolla. Poi, man mano vi farò vedere qualche piatto che faccio a base d'aglio. Però devo dire la verità, mi diverte. Ho detto la mia variante, ma come dice un saggio mio fratello, possiamo fare anche nome, il fotografo di fama internazionale Vito Fusco, oramai vincitore del Grammy Award, e lo possiamo dire a tutti, tanto l'ha già detto lui. Sempre la stessa parola, dice, tu pensi che hai fatto una variante nuova, ma già qualcuno l'ha inventata. E allora, penso di averla inventata io. Ecco qua, filetto al pepe verde, già c'è sopra il pepe verde, però aggiungerò qualcosa pure io. Cipolla, bella imbiondita come si deve. E mettiamo giù pezzi di filetto. Cazzo a quanti sono. Oggi mangerò per 3-4 giorni di seguito. Ma visto che sono 2 giorni che mangio patatine, schifezze varie, trepi l'avarizia, oggi posso pure fare. Tanto la linea a noi camionisti non ci interessa, l'unica linea che facciamo è quella con il camion, congiungiamo 2 punti e si chiama linea. Segreto, un po' di vino rosso. E finiamola di dire cazzate, perché devo stare fermo 2 giorni, perciò sto bevendo un bicchiere di vino. Allora, un po' di sale, giusto un po'. E 3. Lavanda Trimboli. Questo piatto lo dedico a te. L'altra volta l'ho dedicato un piatto a Patrizia, al piatto a Patrizia Longobardi, adesso lo dedico a te. Allora, pepe verde. Pepe. Questo è quello di prima. Sono 3-4 tipi di pepe, rosso, bianco, nero. Più Dio santo, mi viene la parola in dialetto. Il ginepro, in dialetto unipola.
pepe verde già c'è, era già nella carne. Poi aggiungo una piccola spolverata di zenzero, pochissimo. Ok, è un antinfiammatorio naturale. La curcuma, ma sempre una piccola spolverata. Ecco qua, basta, è già troppo. A dopo per la restante parte.